La notte prima degli esami è trascorsa. Ora sono lì, pronti ad affrontare la prova scritta d'italiano, quella che inaugura gli esami di maturità. E cresce la tensione. Paura, a me un pochino sì, dai. Un po' di paura c'è. Noi pensiamo che esca l'annunzio, però non lo sappiamo. Quello che esce faccio. Sì. Sempre pronto a te. È uguale a lui. Sì, una cifra di paura, proprio tanta. Erano delle belle tracce, l'infinito viaggiare di Magris, il senso del cooperare per crescere insieme, e poi gli omicidi politici, la ricerca sul cervello, il rapporto tra individuo e società di massa. Testi ambiziosi, forse non semplicissimi, ma che consentivano varie chiavi di accesso e soprattutto chiedevano ai ragazzi di misurarsi su temi forti, concetti significativi. E tra qualche perplessità spunta comunque la speranza. Ho scelto il saggio scientifico, e ho anche utilizzato le mie conoscenze su Freud per creare l'antitesi e speriamo bene. Io ho fatto il saggio artistico letterario sul rapporto tra individuo e società di massa, che secondo me era il più fattibile. È uscito un autore che nessuno si aspettava per l'analisi del testo, però era fattibile anche quella, quindi stavamo tranquilli tutti quanti. Usciremo vincitori da questa battaglia. Dai, quinta P!